Allora, andiamo ad affrontare subito l'argomento per realizzare ovviamente un ciondolo con questa pietra. La tecnica ovviamente che ho utilizzato è quella del wire wrapping, che tradotto vuol dire proprio avvolgimento del filo. La tecnica infatti di wire, così semplifichiamo, prevede l'utilizzo di fili di vario tipo, può essere rame, ottone, alluminio, poi non scendo troppo nel dettaglio, e questo filo viene avvolto ovviamente all'esterno di pietre, metalli, stessi, resine per realizzare nel nostro caso dei bijou. Oggi condivido con voi questo tutorial che è quello che vi ho fatto vedere nel video creazioni precedenti e di cui vi avevo parlato, in cui praticamente ho pensato di realizzare una sorta di manina che stringesse le nostre pietre. Che sono dei sassi, quindi non hanno una dimensione ben definita, in modo tale da inglobarli, perché ovviamente esiste anche una tecnica di semplice avvolgimento fatta a fantasia, e poi sul retro ovviamente si crea questo effetto. Invece ho pensato di realizzare qualcosa del genere, in cui vedete si realizza una sorta di manina omino, perché poi questa sembra quasi una testolina che va ad avvolgere, ops, che va ad avvolgere le nostre pietre. Questo, per esempio, è il disegnino che mi ero fatta per realizzare ed inglobare questa pietra. Quindi voi potete fare eventualmente lo stesso. Come vedete, io ho disegnato in nero la mia pietra. Ora l'avvicino e ho, tra virgolette, giusto per capire la quantità orientativa di filo da andare a tagliare, ho fatto quindi questo disegnino dove vedete in verde è il filo continuo, ok? Quindi l'omino, manina, quindi queste braccia che vanno ad inglobare la pietra, basta seguire il contorno del filo, ovviamente del colore verde, che poi ovviamente ripiegato, vedete, sarebbero questa sorta di griff rosse che si vanno a chiudere. Quindi quello verde è quello che io devo andare a piegare e poi lo andrò a ripiegare nella parte superiore della nostra pietra. Vi ho fatto il disegnino perché secondo me con i disegni si capisce sempre tutto meglio. Io orientativamente poi dal mio disegnino ho calcolato più o meno la misura in centimetri, poi se fosse in eccesso lo vado a tagliare, quindi ho tagliato un filo di 20 centimetri. Io sto utilizzando dell'alluminio oro da 0,8, quindi potete utilizzarlo anche da 1, secondo me è meglio, insomma, se è un po' più spesso va ancora meglio. Io ovviamente non ne avevo di più doppio color oro, però per farvi il tutorial, insomma, va benissimo. Voi se l'avete da 0,8 o da 1 va benone, non andrei oltre perché poi le pietre non sono così grandi e verrebbe un decoro un po' troppo massiccio. Quindi vado così. La prima cosa da fare, ovviamente, tutte le pinze. Vi metto una foto di tutte le pinze che vi serviranno, che ovviamente già sapete, perché più volte detto. Quindi prendo una parte estrema del mio filo e semplicemente vado a creare due avvolgimenti. Ovviamente lascio un po' di spazio, vedete, all'estremo e realizzo due avvolgimenti perché saranno praticamente la mia sustina. Quindi questa sarà la mia susta. Non vado ovviamente qui a tagliare perché poi a fine giro, alla fine di tutti i nostri decorini, io andrò a chiudere proprio qui in questo punto. Quindi con una pinza a punte piatte vado a raddrizzare il mio lembo iniziale. Quindi vado in questo modo, ok, e quindi allineo, diciamo, raddrizzo un pochino la mia parte, ma questo è veramente uno schema fatto in modo molto molto semplice, proprio per non complicarci la vita. Adesso cosa faccio? Devo andare a creare ovviamente il mio disegnino.
Ovviamente potete anche discostarvi dal disegno. Il disegno deve essere di supporto alla vostra idea, ma ovviamente se fate uno un po' più lungo, un po' più corto di quello che avete disegnato, come potrete ben intuire, non cambia assolutamente. Dimenticavo, quando andate a calcolare più o meno le misure che vi servono, considerate sempre poi un po' di centimetri in più perché dovete poi guardare lo spessore della pietra. Questo per esempio è molto cicciottella, questa è più sottile. Quindi se sulla carta avete 18, tagliatene 21 più o meno, no? Facendo un calcolo, orientatevi sulla misura, altrimenti tagliate un po' 3 centimetri di filo in più e insomma non vi fate troppi problemi. Quindi dicevo, una volta realizzata la nostra asolina, semplicemente andiamo, a realizzare i nostri... le nostre, tra virgolette, griff, braccine, manine, come le vogliamo chiamare, potete fare semplicemente o a mano libera oppure vi potrebbe tornare utile una pinza di questo tipo, insomma, per realizzare, le curvature. Ovviamente, vedete, io vado un poco oltre quella che è il mio disegnino perché devo considerare lo spessore della pietra che è mezzo centimetro e in alcuni punti anche forse qualcosina in più. Quindi guardo il profilo interno e quello esterno vado un pochino oltre. Ovviamente ragazze, io vi sto facendo questa cosa metodica, ma voi andate in tutta tranquillità, tanto poi potete sempre un pochino modificare. Faccio in questo modo per rendervi più chiaro e più facile l'esecuzione del tutto, ma dovete comprendere il senso della nostra manina e poi ovviamente procedere tranquillamente da sole, altrimenti poi non diventa più una cosa divertente e rilassante, ma diventa una cosa stressantissima e ovviamente invece deve essere una cosa abbastanza semplice e divertente, quindi vado, poi potete avete tutto il tempo ovviamente per poter cambiare idea e andare eventualmente a modificare. Allora, dovete ovviamente lasciare un po' di filo per andarvi poi ad agganciare alla vostra parte iniziale. Allora, adesso vedete, io ho fatto questa sorta di manina che poi posso andare a modificare leggermente a mio piacimento e la prima cosa ovviamente da fare, vado a prendere ovviamente le mie pinzette, vado a creare un pochino pochino di spessore qui sotto perché poi devo andare a girare con il mio filo. Quindi tengo con le mani, con una pinza, tengo questa parte, che è la parte iniziale, aspettate, quindi tengo ferma questa parte e con quest'altra parte giro intorno. Se vi può essere più semplice, cominciate a realizzare, per esempio, vedete una piegatura. Mi sposto una piegatura di questo tipo, ok? E poi andate praticamente ad agganciarvi, entrando ovviamente, vedete, in questo modo all'interno di tutte e due le asole. Dopodiché vi sarà più semplice, ovviamente, con la pinza andare a girare intorno a tutte e due le nostre, tra virgolette, barrette. Ok? In questo modo. Ovviamente io col telefono davanti non so voi quanto abbiate visto. Spero che sia chiaro quello che sono andata a fare. Sono andata a girare con il mio filo attorno a quella che deve essere ovviamente la mia susta, il mio supporto per il ciondolo. Ovviamente maneggiando, vedete, si è un pochino deformato, ma noi lo andiamo poi a sistemare. Quindi questo può fare tutti i movimenti ovviamente che noi desideriamo. Ok, ovviamente andate poi a stringere questa parte e andate poi a tagliare il filo in eccesso. Se non volete andare a tagliare il filo in eccesso, lo andate a girare all'interno della lavorazione. Io adesso per brevità ho fatto in questo modo. Adesso vado a prendere la mia pietra e vado a vedere cosa succede. Allora, avevo deciso io ovviamente di posizionarla, scusate, sono fuori camera, di posizionarla in questo modo. Quindi
Quindi vado un pochino a stringere questa parte, ok, e vado a stringere anche qui un pochino e ad allungare. Insomma, vado a fare una sorta di mio adattamento. Dopodiché non ci resta di andare a chiudere le nostre, tra virgolette, griff e vedere cosa succede. Ovviamente è sempre una sorpresa. Allora, prima di tutto vado con quella in basso, ok? In questo modo, così ho bloccato la prima parte e sto tranquilla. Dopodiché procedo una per volta. Vedete che queste sono un po' più corte, quindi utilizzo un martelletto o anche leggermente, insomma, un po' con la pinza per far aderire bene. Quindi, come vedete, nonostante io abbia valutato, mi raccomando, siate delicate, non rovinate le pietre. Quindi, ok, aspettate che vado un attimo a sistemare. Potete poi leggermente con la pinza traslare le nostre, tra virgolette, griff e vedete, e poi ovviamente esercitate una piccola pressione per farle aderire alla pietra, ma state sempre attente, vedete che la nostra pietra è fissata. Vado a schiacciare anche dietro, ovviamente, e poi decido se voglio fare un decoro qui, una spirale, un qualsiasi decoro, oppure se lasciarla così. Ovviamente io andrò a fare un decoro per stringere ulteriormente qui davanti, perché comunque penso che sia una cosa migliore. E niente, quindi procedo con un semplice decorino. Prendo il mio filo e vado a tagliarne un pezzetto. Adesso, come ho fatto in quest'altro caso, vado a creare un piccolo decoro ed incastro dove, insomma, preferisco. Vado veramente molto molto a caso. Evito di fare delle tessiture, che sono per tessitura nell'ambito del wire si intende creare questi collegamenti, vedete, con un filo più sottile, ma questo è veramente un tutorial base, quindi utilizzeremo sempre lo stesso filo. Quindi, se volete provare, acquistate un tipo di filo e andate, provate a incastonare tutte le pietre. Poi vedrete che piano mano, insomma, acquisirete un po' di dimestichezza. Allora, quindi vado a tagliare un pezzetto di filo, lo raddrizzo un po' con le mani, mi raccomando, non vi fate male, e vado a creare una sorta di decoro, nulla di chissà che. Creo prima, quindi una solina, tipo così, e vado ad incastrarmi, vedete, proprio qui, in questo modo, e vado a stringere. Dopodiché chiudete. In questo modo, e poi ovviamente schiacciate, potete sempre aiutarvi un po' con il dorso di una pinza, sempre facendo molta attenzione. E adesso potete creare ovviamente dei piccoli avvolgimenti, delle spirali, insomma, un po' quello che vi preferite. Io sto andando veramente ad istinto, non sto pensando assolutamente. Continuo. E cerco di passare al di sotto, vedete, di quest'altra parte, qui. Spingo con le mani, in questo modo.
Dopodiché posso sempre creare qualche altro movimento col filo, insomma, questa poi veramente starà, come dire, alla vostra fantasia e alla vostra, insomma, abilità. Fare tutto così d'improvviso sul tavolo e non tra le mani risulta sempre un pochino più complicato. Adesso io procedo con il sistemare un pochino e poi ci vediamo tra qualche secondo. Ovviamente, ops. Ovviamente, vado anche a creare un collegamento qui sul retro perché è rimasta comunque abbastanza aperta la pietra e per quanto sia stabile, come vedete, però preferisco andare a chiudere un pochino qui sul retro. Vedete come ho fatto nella parte davanti, faccio la stessa cosa anche ovviamente sul retro, quindi parto e diciamo che mi aggancio a questa parte, ok, in questo modo. Dopodiché faccio qualche ghirigoro in modo molto molto tranquillo. Mostrarvi non è il massimo, però insomma spero che sia chiaro quello che sto facendo, ma penso di sì. Cerco piano piano di passare anche al di sotto di questa parte. Ovviamente, se avessi usato un filo più sottile sarebbe stato molto più semplice, ma visto che è un tutorial base, vado ad usare un solo spessore di filo. Ok. E vado anche sotto a quest'altro elemento. Ok. Tiro un pochino. Dopodiché faccio un piccolissimo decoro. Ovviamente adesso lo vado a sistemare, però penso che il senso di quello che sto facendo sia chiaro. Dopo vado a stringere e vado leggermente a schiacciare. Potete utilizzare delle pinze di questo tipo che insomma non danneggiano il filo, oppure potete esercitare una leggera pressione ovviamente con le pinze. E ovviamente la nostra pietra è incastrata da tutti quanti i lati. Adesso io vado a sistemare meglio e poi ci vediamo dopo. Nel frattempo vado a farne qualcun'altra e poi ve le mostro tutte a fine video. Il primo l'abbiamo finito. Vedete che ho fatto qualche altra, insomma, curvatura qui. Qui ho ripiegato ovviamente. Toccate sempre che non ci siano, insomma, asperità o punti, altrimenti andate a tagliare ben bene con la pinza. E ovviamente questo è il nostro primo ciondolo realizzato in forma libera, che non sia la solita spirale. Ora ne vado a fare qualcun altro e vado ad utilizzare le pietre che vi ho mostrato in qualche video precedente. Procedo con questa pietra. Dimenticavo, potete ovviamente all'inizio creare direttamente il cappietto anche avvolgendo questa parte attorno al filo principale e poi alla fine realizzare un altro piccolo cappietto. Ve lo dico giusto per informazione. Quindi potete procedere in questo modo, cioè mantenere questo modo.
pizzicato ovviamente un pochino per agevolarmi il movimento, e dopodiché con un'altra pinza giro intorno. Ok, quindi procedete in questo modo. Io uso le mani, ma ovviamente usate le pinze. Ed eccoci qui, dopo un po' di di fa, disfa e ricrea, vabbè, alla fine sono venuti fuori loro. Questi sono i ciondoli che ho realizzato, questo è il primo, qui ci ho messo anche insomma, il cordino e niente, ragazze. Auguro a tutte quante una buona serata e poi fatemi sapere se, insomma, vi metterete a sperimentare col wire. Ciao! Incastonata ovviamente con wire, però utilizzando varie tessiture. Vedete, qui ovviamente ce l'ho tra le mani e poi mostro come da una semplice pietra, lavorando, possa venire fuori anche qualcosa di molto particolare. Questo è una colorazione con la pasta del turchese, e poi alla fine vedrete una piccola foto in cui uno, purtroppo l'ho consegnato, c'è invece un quarzo verde rutilato, bellissimo. Un bacio a tutte.